dalla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, dove c'è la tomba di Sant'Agostino, giunga a tutti voi l'augurio di una buona Pasqua. Per noi cristiani la Pasqua è la festa più importante, è quella in cui Gesù, il Figlio di Dio, è risorto dalla morte. E questo rende unico Gesù, perché mai nessun uomo nella storia dell'umanità è morto ed è sepolto e poi è risorto. Ecco perché possiamo gridare è risorto e possiamo cantare l'alleluia. La festa di Pasqua infatti dura per 50 giorni fino alla Pentecoste. Da Pavia giunga veramente a tutti l'augurio di una buona Pasqua. Pasqua, che è una parola ebraica, vuol dire passaggio. Quindi l'augurio che desidero rivolgere a tutti voi è quello proprio di un passaggio dalla tristezza alla gioia, un passaggio da situazioni magari di ansia interiore alla pace, un passaggio per chi magari ha vissuto esperienze di male, dal passaggio dal male al bene. Ecco, la potenza di Cristo risorto dà a noi questa forza. Quando i primi testimoni, gli apostoli, Maria Maddalena, le donne, i discepoli, hanno visto che Gesù era risorto, hanno avuto fatica e difficoltà a credere che fosse veramente così, perché la notizia è talmente grande e che facciamo fatica a credere che Gesù veramente abbia vinto il male e la morte. Ecco, auguro anche proprio il dono della fede, e insieme a tutta la Chiesa universale, insieme al Papa, ai Vescovi, noi preghiamo Gesù risorto che la sua pace possa raggiungere tutti i confini della terra, soprattutto le parti e quelle nazioni dove ci sono più difficoltà, e chiediamo per tutti gli uomini di buona volontà il dono pasquale della fede in Gesù risorto. Buona Pasqua da Pavia a tutti voi. Tu mi hai toccato ed ora...